L'ingresso di Figaro in una scenografia minimale ma di grande effetto è una scelta di costumi che esalta i contenuti. Tutto esaurito e applausi a scena aperta per il Barbiere di Siviglia, la celeberrima opera di Gioachino Rossini che a Cortina ha portato sul palco un cast di stelle e giovani talenti. Una commissione tra differenti realtà sul territorio con la scuola, l'Istituto Valboite che ha creato i disegni, che ha creato l'attrezzeria che va ad arredare le vetrine dei principali locali di Cortina d'Ampezzo. Il sogno di portare l'opera a Cortina d'Ampezzo è una scommessa vinta. Astri nascenti e cantanti riconosciuti a livello internazionale hanno incantato la platea perché il modo giusto per far diventare pazzi per l'opera è fare bene l'opera. Al debutto un giovane direttore d'orchestra, il trevigiano Jacopo Cacco, selezionato al master per direzione d'orchestra promosso da Fondazione Cassamarca. Bellissimo. In una location che è assolutamente particolare, questa qui delle Dolomiti, praticamente apriamo con l'opera in forma scenica in un luogo dove non era mai stata fatta. Giovane anche il regista, anche gli trevigiano, che per la prima volta si è cimentato con l'opera rossiniana. È stato divertente lavorare con questo cast, da cui ho imparato in effetti molto, ed è stato ugualmente divertente riuscire a raccontare la storia del Barbiere con gli elementi essenziali e necessari all'opera. Di grande impatto il prossimo appuntamento, fissato per il 20 agosto sulla parete ovest delle Cinque Torri, quando ad esibirsi sarà Danilo Stagni, primo corno solista della Scala di Milano.